Do il benvenuto al nostro appuntamento con il regno della natura. Ogni anno nei ranch e nelle smisurate riserve africane viene radunato e catturato un certo numero di animali per la riproduzione. Il periodo migliore dell'anno per effettuare queste catture è l'inverno, perché con il freddo gli animali sopportano assai meglio l'inseguimento e il trasporto. Si è aperta in questi giorni la stagione dei raduni in Namibia, una regione situata sulla costa sud-occidentale dell'Africa, un'area in cui l'elicottero si è dimostrato probabilmente lo strumento più prezioso nelle battute per radunare gli animali. Partecipare ad un'operazione di cattura è molto emozionante, soprattutto quando con l'elicottero bisogna spingere gli animali in una trappola appositamente preparata, detta anche boma. Le ali della trappola sono fatte di tela di sacco e una volta che gli animali sono entrati, l'imboccatura della trappola, una grata o una tenda, deve essere richiusa velocemente in modo che essi non possano fuggire. Agli occhi degli animali la tela di sacco appare un muro solido. Uno dei più attivi esperti in trappole per animali in Namibia è Jan Olofse, assistito oggi da Jonathan Scott del Regno della Natura. In questo smisurato ranch, la squadra di Jan Olofse sta preparando una bomba per intrappolare i selvatici. Come tutti i proprietari di bestiame, Jan introduce nuovi esemplari nella sua mandria per evitare l'impoverimento del sangue. Tutto è pronto. La battuta può cominciare. Poco fa, il pilota ha avvistato diverse mandrie in questa zona. Ecco un piccolo branco di gnu. Li lasciamo stare, perché sulla nostra destra ci sono gli animali che stiamo cercando. Seguiremo questo gruppo di zebre e lo spingeremo verso la trappola. Le zebre sono molto vicine alla boma. Ecco, stanno entrando nella trappola. Tutto va come previsto e Jan è pronto per chiudere il telone. Spingiamo ancora più avanti le zebre per poter tirare anche il secondo telone, chiudendole in un'area più piccola vicino ai mezzi di trasporto. Torniamo indietro per catturare altri animali, mentre la squadra spinge le zebre nella parte più stretta della boma. Qui saliranno finalmente sullo scivolo metallico collegato al camion che le trasporterà nel ranch di Jan Olofse. Abbiamo coperto la passerella con una rete per impedire alle zebre di saltare giù dai lati. Stiamo cercando l'orice gazzella. Finalmente ne avvistiamo alcuni davanti a noi. Stanno già dirigendosi verso la zona di cattura. Tutto quello che dobbiamo fare è continuare a spingerli in quella direzione. Attraversano senza esitazione l'imboccatura della boma e il telone viene velocemente tirato.
Come al solito, gli orici gazzella sono molto cauti nell'avvicinarsi al secondo telone. Ma alla fine, spinti dall'elicottero, anche i più ostinati entrano nella trappola. Fortunatamente, alcuni si dirigono subito verso lo scivolo. E ora la parte più pericolosa. Per assicurarci che gli orici non si feriscano l'un l'altro, infiliamo le loro corna in tubi di gomma. Sebbene gli animali appaiano calmi, le loro corna sono letali ed è prudente procedere con grande cautela. Poiché gli orici gazzella possono liberarsi facilmente dei tubi, è necessario infilarli bene, con uno speciale martello piatto. Questi animali sono estremamente aggressivi. E non c'è verso di farli collaborare. Gli orici gazzella e le zebre catturate miglioreranno la razza delle mandrie del ranch di Yano. Jan Olofs dice che ciò che più lo emoziona è catturare una giraffa. Per selezionare i suoi animali, un rancher cattura gli esemplari che crescono in sovrappiù nella sua terra. Jan Olofs si sta appunto apprestando a catturare delle giovani giraffe per poi venderle a un altro ranch. Questa zona è stata scelta come base, in modo che i mezzi di trasporto siano vicini al luogo in cui l'operazione avrà termine. Una zona aperta con pochi alberi e cespugli. Il clima molto secco permette solo una vegetazione bassa di cui si nutrono questi kaama. Per trovare le giraffe dovremo probabilmente spostarci nella vicina zona boscosa. Infatti è qui fra gli alberi che le vediamo mentre si muovono verso il luogo di cattura. Sono parecchi esemplari giovani.
cercheremo di separarne uno dal gruppo. Con abili manovre, l'elicottero riesce a portare la giraffa proprio davanti al camion per la cattura. Ma l'animale torna di nuovo fra gli alberi, dove il camion non può seguirlo. E l'elicottero deve riportarlo all'aperto. Finalmente riescono ad accalappiarla e Jan e la sua squadra si affrettano a bendarla per farla calmare. Il gruppo di supporto, come stabilito, ci raggiunge immediatamente per caricare la giraffa nel container in cui viene trasferita con delle fune. L'operazione è quasi terminata. Non resta altro che riportare il container al campo. Qui, nelle aride pianure, ci sono molte zebre di Burchard, ma noi stiamo cercando le rare zebre di montagna che si trovano sulle alte cime alle nostre spalle. Vivono in piccoli gruppi qui, sul monte Echo, nutrendosi dell'erba tenera che cresce lungo i pendii rocciosi. I metodi di cattura devono essere adattati sia alle abitudini sia all'ambiente di ogni specie animale. Poiché la zebra di montagna vive in luoghi scoscesi e impervi, Jan Olofse ha modificato le sue tecniche di cattura adattandole alla situazione.
Il container per la zebra deve essere trasportato via aerea sul luogo di cattura che Jan ha scelto. Per evitare che l'animale catturato si ferisca durante il trasferimento, viene calata nel container una sola zebra alla volta. Jan ha deciso di usare una rete fissata saldamente ad un filo metallico teso attraverso un sentiero spesso percorso dalle zebre. Deve essere tirato per ammortizzare l'impatto dell'animale che arriva a tutta velocità. Spingeremo gli animali verso la rete con il piccolo elicottero che sta arrivando e che ci permette di muoverci facilmente su questo terreno. Avvistiamo subito un gruppetto di zebre di montagna. Quando tentiamo di avvicinarle, raggiungono il resto del branco dirigendosi verso la cima. Questi animali sono così rari che su queste montagne forse non vivono più di 5 piccoli branchi come questo. L'obiettivo della nostra operazione è di creare una nuova mandria in un'altra parte della Namibia. La trappola è proprio davanti a noi ed è il momento di muoversi per scegliere una giovane femmina da catturare. L'elicottero si abbassa all'altezza della cima degli alberi, spingendo allo scoperto le zebre. Dobbiamo immobilizzare questa giovane femmina. Potrebbe ferirsi, perciò dobbiamo liberarla dalla rete velocemente. Prima di tutto, bisogna slegarle le zampe. La facciamo entrare nel container. L'animale si è completamente rimesso dall'inseguimento ed è pronto per il volo dalla montagna al ranch.
Dal piccolo elicottero controllo il container, perché il pilota dell'elicottero grande non può vederlo mentre è in volo. Ci terremo in contatto via radio. Il piano di cattura di Jan ha funzionato. La zebra di montagna oggi catturata giungerà presto nel suo nuovo habitat e, una volta libera, contribuirà alla nascita di una nuova mandria, assicurando la sopravvivenza della sua specie. Quando comincia la stagione dei raduni degli animali in Africa per la loro cattura e trasferimento, è l'elicottero che rende il lavoro più facile ed efficiente con il minimo sforzo per gli animali. Nonostante l'impiego dell'elicottero, come ho appena detto, costituisca un aiuto inestimabile, è solamente dall'uomo e dal suo amore per gli animali selvatici che continua a dipendere da secoli la sopravvivenza del regno della natura. Thank you.